Oggi proveremo a tentare l'impresa nella quarta tappa della Tirreno Adriatica, Foligno-Fossombrone, e vedremo dove riusciremo ad arrivare, se la finiamo o meno. 224 chilometri, ricordo, per gli appassionati. Vediamo come va. Ha caricato la sua bici da corsa sul treno, è arrivato a Foligno alle 9 della mattina ed è ripartito alla volta di Fossombrone. 226 chilometri in solitaria per ripercorrere la quarta tappa della Tirreno Adriatico che si disputerà il prossimo 13 marzo. A cimentarsi nella distanza di una tappa da professionisti, Andrea Eusepi, 28 anni, di Colli al Metauro, residente a Tavernelle, con la bici nel sangue. Nemmeno uno di quelli che macinano migliaia di chilometri al mese, uno che la domenica, quando ne fa tanti di chilometri, ne fa 120 al massimo, ma la voglia di misurarsi e di cimentarsi con un tappone vero era tanta ed era forte. Il motivo principale è stato provare quello che provano i professionisti facendo questa tappa, facendo questo tipo di tappe. È una grande soddisfazione, mi ero impostato come obiettivo di iniziare la tappa e non sapere dove arrivavo, però alla fine ce l'ho fatta, ci sono riuscito, è stata una soddisfazione grandissima e sono molto soddisfatto. Nemmeno lui aveva l'idea se sarebbe riuscito ad arrivare fino in fondo, dato che si trattava di una distanza più del doppio delle sue solite, una scommessa prima di tutto con se stesso, oltre che sul percorso. Ma caparbietà, cocciutaggine e tigna gli hanno consentito di arrivare sino in fondo, anche se ad Orciano, dopo 9 ore in sella, è arrivata la crisi grossa. Ma in soccorso è arrivata la sua ragazza che gli ha portato i viveri ed i liquidi giusti, che gli hanno consentito, stringendo i denti ed anche con un finale un po' funambolico, a farcela ed arrivare alla sua meta. Mi ci sono voluti due miei amici per riuscire ad ultimare il percorso, che mi hanno scortato nelle ultime due ascese dei Cappuccini, facendomi da ammiraglia con la luce, i fari delle macchine, sono riuscito a completare tutto il percorso.